Riprendiamo questa seconda parte, il nostro discorso sulla sfera Tai Chi, sulla costruzione della sfera Tai Chi. Nella prima parte abbiamo visto il cerchio, come abbiamo visto la sfera Tai Chi è retta principalmente da tre cerchi. Il cerchio che si sviluppa sul piano frontale, questo, quello che divide in due il corpo in senso posteriore e anteriore. Poi abbiamo l'altro cerchio fondamentale, è il cerchio destro e la parte sinistra. Il terzo e ultimo è il cerchio che si sviluppa sul piano orizzontale, questo, che divide il corpo nella parte alta e nella parte bassa. E abbiamo visto i possibili movimenti che si possono creare sul piano frontale e abbiamo anche iniziato invece i cerchi sul piano sagittale. Nella prima parte abbiamo visto come partendo dalla tecnica conosciuta come nel Tai Chi, come muovere le mani come nuvole sia verso l'esterno sia verso l'interno, da questi due cerchi, questa circonduzione continua a tempieno, ma addirittura da questa tecnica, da accarezzare il collo del cavallo amplificando il movimento. Qui accarezzare il collo del cavallo, ho in mano il suo braccio e seguendo il percorso, questo, che, ecco perché viene chiamato accarezzare il collo del cavallo, fa, ma non solo, o può essere intercettato, o addirittura sento che il mio avversario può resistere, allora devo applicare, devo rendere più potente questo gesto. E come faccio? Se insisto qua, se insisto, questo non può essere sufficiente, allora non faccio altro che aumentare questo, dico di proposito aumentare, senza nulla mutare, trasformare questa tecnica in la frusta semplice. Per esempio, continuando questo lavoro di prima, ritorno ancora a fare Votama, che muta in frusta semplice dall'altra parte. Da frusta semplice ritorno a fare respingere la scimmia. Da respingere la scimmia può addirittura diventare frusta semplice senza passare attraverso. Ecco perché nel Tai Chi l'acqua, la metafora dell'acqua è fondamentale. Non è che noi diventiamo informi come l'acqua, ma la nostra, i nostri movimenti, le nostre tecniche mutano come l'acqua. L'acqua può essere ghiaccio, solido, può essere liquido, può essere a vapore, può cambiare stato, non ha una sua forma propria, prende la forma del contenitore. Quindi l'acqua è l'espressione massima del mutamento. Pur cambiando, non perde mai la sua natura. L'acqua può essere nuvola nel cielo, ma è sempre acqua. L'acqua può essere ghiaccio, duro, ma è sempre acqua. L'acqua può essere liquido, ma è sempre acqua. Però, a secondo lo stato in cui si trova, si esprime in maniera diversa. E per fare questo, ci sono due fattori fondamentali che vanno assieme, una coppia binaria, che è la temperatura e la pressione. Adesso, se io cambio il giro, invece di, come notare, stile libero, l'altro cerchio fondamentale che posso fare è come notare addosso. Quindi, 1, 2, 3, o guarda caso. E ritorniamo con lo stesso movimento. Ho generato la tecnica che prima generavo con muovere le mani come nuvole, quindi Shan Tong Bei, o aprire il ventaglio o il lampo attraverso la schiena, secondo. Quindi continuo, 1, 2, ancora 1, doppia frusta, questa è tipica delle tecniche del Tai Chi di stile Chen. Io vi sto facendo vedere come alcune tecniche
base del Tai Chi, di stile Yang o di stile Chen, si trasformano una nell'altra. Ma allargando il discorso, potremmo vedere che, per esempio, questa tecnica che abbiamo fatto qua, nello Shingi, si chiama il drago gioca con la palla. Potremmo continuare ancora, ma quello che vi voglio suggerire dovete voi cercare, con questi esempi che vi ho appena fornito, cercare di applicare questo principio, cioè il continuo mutamento, come trasformare una tecnica in un'altra, come trasformare mani come nuvole in tampien, come trasformare tampien in gotama, come trasformare gotama o accarezzare il collo del cavallo in Shantong Bei, cioè aprire il ventaglio o il lampo attraverso la schiena, e così di seguito. Perché solo sperimentando su voi stessi potete capire l'importanza di questi movimenti. Solo se lo fate potete capire l'importanza di questo gesto, gesto primario, tecnica primaria, movimento generativo. Sono espressioni che io uso, ma per farvi capire l'importanza da qui, quindi il suggerimento che vi do, sperimentate. Fate in modo che il vostro corpo, le vostre braccia, mosso, messe in circonduzione continua, alternata, destra e sinistra, sul piano frontale e sul piano sagittale, abbiamo visto finora, basato su questo movimento primario, che in realtà è basato su questi circonduzione interna del Tantien, in questo senso, questo è un po', io amo definirlo, il cestello rotazione, come un cestello di una lavatrice, destro giro, sinistro giro, l'altro cerchio è questo, e l'ultimo è questo, fondamentale qui, 1, 2, 1, 2, e così di seguito, quindi con questi tre movimenti primari, che diventano questo, qui abbiamo tutte le possibili, cioè i percorsi che le mie braccia possono fare nello spazio sono veramente, se non infiniti, sicuramente innumerevoli, 10.000, 100.000 e così di seguito. E vediamo cosa possiamo ottenere da questo movimento, per esempio, 1, 2, lentamente, 1, Palanzue, parare, deviare, colpire di pugno, continua a girare, 1, 2, ma sicuramente la maggior parte dei praticanti Tai Chi è in grado di fare palanzue così, perché così se lo ritrova nella forma, ma se deve farlo dall'altra parte vai, vi prego di provare, sì. Vedrete che non è così semplice. Perché è diventato una specie di schema fisso motorio, una specie di schema condizionato. No, uno. Se lo devo fare dall'altra parte diventa un po' problematico. Se invece io applico il principio che, mentre prima, asincrono, in questa maniera, verso destra, alternato è buono. Alternato e vai. Faccio la stessa cosa dall'altra parte e ho. Importante che da questo movimento, quando non solo lascio che la forza dalla generi metta in circonduzione le braccia, ma comincio a fare in modo che la forza, questo gorgo, vada su verso l'alto e giù verso la terra, e quindi in modo tale che io mi muova e io riesca a muovermi con un semplice movimento. Eccolo qua. Non è 1, 2, 3, non è avanti, 2, 3, 1, 2, 3, e non è neanche un salto di questo genere, ma sempre questo 1, 2 per esempio, e dentro. 1, continuando ancora, 1,
2, mentre sto richiamando vado qua e via, vado qua, continuo il cerchio, 1, richiamo e via, e vado a fare tampien, ma cercate di cavalcarla. Questo è il principio della massima efficacia col minimo sforzo. Se invece cercate di rompere l'azione dell'avversario, certo che si riesce, non è che non si riesce, però è un dispendio di energia e di forza. Restate bloccato nella vostra azione, quindi perché volete ottenere solo quell'effetto lì, ma non è detto che quello che voi volete ottenere poi si riesce. Per evitare questo, di cascare dentro la trappola dell'azione troppo decisa, dovete imparare a mutare continuamente. E il segreto per mutare continuamente sono proprio esprimersi in questa direzione. È lo stesso, per esempio, quando io voglio cambiare, mentre all'inizio vi ho fatto vedere, sono così, questo cerchio, voglio cambiare, stop e ritorno indietro. In realtà posso cambiare tranquillamente, sto andando in senso sinistro giro, disegno il simbolo del tavolo, passando per la linea centrale cambio e giro destro giro. Voglio ricambiare l'altra parte sopra, 1 e ricambio. Quindi il simbolo del tavolo, il doppio simbolo, il simbolo destro giro, il simbolo sinistro giro, che è il cerchio con la famosa figura A dell'otto messa in centro. Quindi io faccio fare che continuamente questo lavoro, 1, 2, 3 e cambio. Sinteticamente, a mio avviso, quando uno ha questo, a terra viene facilitato, perché non dipendo da qui, ma da qui. La capacità di mettere in circondazione continua, un po' come usare in un chaku. In realtà in piedi, se ho 2, posso averne 3, perché mentre colpisco posso benissimo fare questo lavoro. Quindi, per esempio, posso spazzare in questo senso, oppure in controrotazione, così, 1, 2, stiamo facendo un cerchio, guardate, posso farlo a questa altezza, posso farlo a questa altezza, posso, alzando, questo può diventare una spazzata, ma alla stessa maniera può diventare un calcio. Spazzo, colpisco a livello del ginocchio, colpisco qua. Quindi, ma è sempre questo movimento. Quindi, se io...